Buongiorno al Mobile World Congress, siamo qui al terzo giorno nello stand Motorola per farvi vedere il Motorola Xoom 2 nel formato edizione normale e nel Media Edition. Allora, le differenze principali sono la dimensione dello schermo, che uno è da 10 pollici mentre l'altro è da 8.2 pollici, la risoluzione è la stessa, ma naturalmente su uno schermo piccolo rende leggermente meglio, ma le differenze non sono poi così nette. E anche la parte multimediale è differente, cioè la parte stereo, perché lo Xoom normale ha solo due altoparlanti nella parte superiore, mentre lo Xoom Media Edition ha due altoparlanti nella parte superiore, mentre uno altoparlante nella parte inferiore. Ora concentriamoci sullo Xoom Media Edition. Allora, andiamo a vedere le caratteristiche tecniche. Allora, eccoci. Allora, abbiamo montato su questo dispositivo Android 3.2 Onicom, naturalmente sarà aggiornabile. Abbiamo, l'ho detto, lo schermo da 8.2 pollici a 1280x800, la dimensione sono 216x139x8.9 mm, quindi uno spessore davvero notevole. Processore da 1.2 GHz dual core, quindi lo stesso del Motorola Xoom. Abbiamo una fotocamera a 5 megapixel posteriormente, mentre una fotocamera da 1.3 megapixel anteriormente. Memoria da 1 giga di RAM, scusate. Naturalmente 1 giga di RAM con 16 giga di memoria di storage. Abbiamo connettività quindi dal jack a 3,5 mm, micro USB, USB, e browser e così via. La batteria, a differenza ad esempio dello Xoom normale, è da 3900, lo Xoom normale invece è da 7000. Questa batteria 3900 consente di vedere delle video per 6 ore continuativamente. Allora, andiamo a vedere esteticamente sì, è molto simile a Razor esteticamente, con quindi questa con gli angoli smussati, diciamo. Fotocamera, abbiamo detto, da 8 megapixel, naturalmente da 5 megapixel, scusate, con registrazione HD video. Nella parte inferiore abbiamo per ricaricare le micro SD, per ricaricare. E i lati sono molto liberi comunque del dispositivo. Abbiamo posteriormente il pulsante di sblocco con i tasti del volume, quindi quasi tutti i lati sono liberi, completamente liberi. Il sistema operativo, abbiamo detto che è Android 3.2, ma sarà presto aggiornabile. Un saluto da Techzilla e da Motorola, a voi la linea.